Il presidente della Regione Emilia-Romagna, che aveva scelto la Calabria e Reggio per chiudere la campagna elettorale, si afferma in controtendenza rispetto al dato nazionale in tutti i cinque capoluoghi e nelle cinque province, mentre la contendente Schlein ottiene comunque un risultato in recupero rispetto al precedente che va oltre le previsioni della vigilia. Il bis di Bonaccini, che nella consultazione tra gli iscritti ai circoli avvenuta 2 settimane addietro aveva ottenuto il 53% rispetto al 21% di Schlein, rappresenta tuttavia una magra consolazione. A sostegno del presidente dell'Emilia-Romagna c'era un nutrito gruppo di esponenti DEM, tra gli altri anche il segretario regionale del partito e il senatore Nicola Irto, diversi consiglieri regionali e 4 segretari di federazione su 5. Al voto delle primarie aperte in Calabria si sono recati in tutto 36.000 calabresi a livello provinciale. Il voto ha visto Bonaccini prevalere ovunque, con un margine più marcato a Vibo Valentia, il 73% contro il 27% della Schlein, ma con poco meno di 3.000 votanti, mentre a Cosenza 66 contro 33,6, a Catanzaro 64 contro 36, prevale anche a Reggio con 57 contro 43, infine Crotone 53 contro 47. Intanto la Calabria ha visto 4 nuovi eletti all'Assemblea Nazionale. Si tratta tra gli altri di 2 amministratori Locridei. Uno è il sindaco di Roccella, Vittorio Zito, con Bonaccini, mentre con la Schlein, ricordiamo, Francesca Lopresti, assessore alla pubblica istruzione e alla cultura a Siderno. Sì, soddisfazione ovviamente perché noi appoggiavamo la mozione di Bonaccini, la Calabria ha avuto un'ottima risposta da questo punto di vista. Per il resto credo che la consultazione restituisca una chiara vittoria alla Schlein, però ovviamente non c'è un divario, diciamo, no, che giustifichi i termini tipo valanga, eccetera, se non legato al fatto che oggettivamente nelle previsioni e nella vigilia non c'era assolutamente questo tipo di ipotesi e di previsioni. Oggi Achille Occhetto in un'intervista ha sottolineato una cosa molto importante, cioè che non è il momento di massimalismi o di estremismi e credo che la nuova segretaria abbia la grande responsabilità di garantire l'unitarietà del partito. Sono due risorse straordinarie. Abbiamo avuto delle primarie veramente belle, contendibili, con due personalità che indifferentemente avrebbero potuto ricoprire con onore, con dignità e con grande competenza il ruolo di segretario. Ora bisogna costruire l'unità del partito e ovviamente la si costruisce partendo dal riconoscimento anche di chi non ha appoggiato la proposta della Schlein, ma questo è stato già fatto, e poi vedremo nei prossimi passi quale sarà in concreto i messaggi di unitarietà. Una soddisfazione personale, ovviamente un riconoscimento che Bonaccini ha voluto dare non alla mia persona, ma al lavoro che è stato fatto in questi anni a Roccella, da una lista civica che si rifà a varie ovviamente a varie anime, ma che comunque ha una struttura da sempre, ha avuto una struttura molto riconducibile al Partito Democratico, che per ragioni varie non ha mai potuto esprimere direttamente all'interno del partito il proprio impegno. Io credo, ti dicevo, insomma, se mi fai dire questa cosa, Bonaccini ha detto con chiarezza che nel caso in cui avesse vinto avrebbe chiesto a chi è stato responsabile della sconfitta del PD di stare in panchina. Ecco, io spero solo che la Schlein pure prenda questo impegno, perché l'unica cosa che non si potrebbe vedere è rivedere le stesse facce protagoniste della sconfitta elettorale, della tragedia che ha vissuto il PD nella assoluta incapacità di costruire coalizioni sulla sua proposta, possano in qualche modo continuare a governare il partito. Ecco, questo sarebbe veramente folle, sarebbe veramente uno smacco. E in questo senso dico che stare in panchina non significa stare in panchina e mettere i propri colonnelli, stare in panchina significa veramente stare in panchina, aiutare la squadra, il lavoro del segretario da una posizione non di protagonismo.